purtroppo oggi molti cercano di trovarsi, cioè mostrano di trovarsi a loro agio. La stupidità che continua ancora a mettere Papa Francesco contro Papa Giovanni Paolo II, tutti e due contro Benedetto XVI, fino addirittura lo che stupido a farsi una maglietta solo con Benedetto, che se ne importa, che ce ne importa, che c'è con Benedetto, che li capisci di questa roba? Se noi andiamo a vedere quelli che sono i capisaldi di ciò che ha suggerito l'azione pastorale di Giovanni Paolo II, di Benedetto Francesco, di Papa Francesco, notiamo questi dati fondamentali. Secondo me il dato fondamentale è questo, cioè l'invito da parte di tutti e tre. È chiaro, ognuno l'ha fatto con la sua sensibilità, ognuno lo fa grazie a Dio col suo linguaggio, con la sua passione, con la sua voglia di dire, però alla fine c'è questo nucleo fondamentale, al di là delle stupidità che si dicono, si leggono o si scrivono. C'è questa continuità straordinaria che è il fissare lo sguardo su Cristo. Bene, è quello che Papa Francesco ha chiesto a Firenze, aprendo proprio il quinto convegno ecclesiale nazionale, quando ha detto: è la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto che ricompone la nostra umanità, anche di quella fortemente frammentata per le fatiche della vita o segnata dal peccato. Non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo, splendida questa espressione, non dobbiamo addomesticare la potenza del volto di Cristo. E continuava: il misericordie vultus, il volto di misericordia, un volto simile a quello di tanti nostri fratelli umiliati, resi schiavi, svuotati. Dio ha assunto il loro volto, non solo altro rispetto a Cristo, ma poi ce lo sta dicendo continuamente, è la carne sofferente di Cristo. Perché bisogna stare attenti anche a un tipo di religiosità ostentata da parte di qualche movimento politico, parapolitico, che si spende tantissimo, per esempio, per il lodevole impegno a tenere il crocifisso nelle aule pubbliche, quando però poi quel crocifisso smette di essere un crocifisso di plastica o di legno o di oro, si stacca dal muro e comincia a diventare la carne sofferente di Cristo, quella gente che ha fatto battaglie per tenere il crocifisso nelle aule, poi ritiene che si possa, anzi si debba, prendere a pedate quel Cristo sofferente che mostra volti precisi e storie precise. Attenti, molte volte che nelle nostre realtà ci lasciamo incantare da questi modelli che non hanno né capo né coda, anzi ce l'hanno, ed è quella dell'interesse, e noi ci lasciamo solo mentalizzare qualche volta da questo punto di vista. Attenti che il misericordia vultus è, ce lo dice Cristo, non l'ultimo Papa o il penultimo Papa, è Gesù che ce l'ha detto, non ho scritto il Vangelo, 25:30 di Matteo, ero forestiere, mi avete accolto, oppure Antico Testamento, abbiamo letto 2-3 domeniche fa, non molesterai lo straniero, non darai fastidio, no, accoglierai lo straniero, perché fosti anche tu forestiero. Allora il misericordia vultus, quello che interpella, quello che regola i passi del nostro impegno di credenti, è il misericordia vultus, è il volto di Cristo che, l'ho detto già, si è incarnato, ha preso forma nel volto del fratello, dei fratelli umiliati. Allora, tornando al discorso di Francesco a Firenze,